ma allora la conoscete questa sigla? E se vi dicessi che possiamo rivivere le avventure di Holly e Benji all'interno? All'interno di FIFA 18? E beh raga, ci vuole un bel po' di fantasia, sì, come la fantasia che ho avuto all'interno di questa carriera allenatore super speciale, la carriera allenatore multi-club, con la scelta di tre squadre molto 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 particolari dove vado a fare le carriere in simultanea. E allora colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla grande nei sondaggi, sia su Instagram sia all'interno delle puntate, dove al termine di ogni puntata c'è un contest dove potete partecipare ed essere protagonisti nelle stories di Instagram. Però voglio anche togliermi un bel sassolino, ovvero prime due puntate, partecipazione grandissima per questo terzo episodio. Ecco, la partecipazione è diminuita parecchio. Niente ragazzi, io vi do sempre la possibilità, siete sempre i miei protagonisti, mi raccomando, questa volta sorprendetemi e partecipate alla grande. Oggi vi voglio far scoprire la squadra con cui inizierò, naturalmente sarete salutati nel mio Instagram e naturalmente il titolo già l'avete visto, la sigla già l'avete ascoltata e naturalmente buona visione! E si riparte da Basilea, con il Basilea naturalmente, eccomi qua, con Marek Sushi, un'offerta da parte del Southampton che vuole comprarlo. Proviamo a valutare un po' la situazione, un giocatore che è appunto importante, nonché il capitano, non può che non essere importante. Allora a questo punto proviamo con 15 milioni di euro, vediamo che cosa succede in questa carriera allenatore multiclub, vediamo se riusciamo a venderlo o ho già il sostituto tra le mani. 11 milioni e 3 sono secondo me troppo pochi, facciamo un'offerta diversa con una clausola di rivendita che magari possiamo togliere. 11 e 3, facciamo ancora un'offerta, cerchiamo di alzare la posta, un giocatore di 8 milioni, 29enne, 13 milioni e 3, ok, affare fatto, il Southampton si prende Sushi. Proseguiamo in carriera, c'è da affrontare il Lucerna, ma prima di affrontarlo andiamo a verificare che cosa c'è in posta. Non c'è niente di importante, ciò significa che possiamo andare a valutare la rosa, ma... prima di tutto voglio andare assolutamente a cercare un giocatore che si chiama Serdar. È un centrocampista, si chiama Suat Serdar, centrocampista centrale tedesco del Mainz, del Magonza, molto interessante, potrebbe essere il sostituto della vendita che abbiamo appena fatto con il nostro centrocampista, ve lo ricordate, il centrocampista di colore che se n'è appena andato dal Basilea. Secondo me lui è il suo erede, è davvero forte, sale tanto. Allora, scambio di giocatori, vediamo se possiamo vendere qualche giocatore che non ci serve più, come ad esempio Pululu, che secondo me possiamo darlo via. Niente, Lang non lo diamo via, perché Lang a mio parere sarà il nuovo capitano dopo la vendita di Sushi. Che cosa ne pensate? Scrivetemelo qui sotto, sono molto curioso. Ragazzi, voglio tantissima partecipazione da parte vostra, voglio che queste carriere allenatore siano le vostre, siano come se fossero vostre. Allora, dai che accettano, portiamo a casa un bel centrocampista, tanta roba. Basilea contro Lucerna, la mia voce se ne va, ma ragazzi, sono qui imperterrito per battere il Lucerna. Se vinciamo, continua questa serie con il Basilea. Sì, 4-1, la vittoria è servita e allora continuiamo la carriera allenatore con il Basilea. Altrimenti c'era, ormai vi state abituando, c'era lo switch e cambiavamo carriera allenatore. Una delle tre. E allora... Vaklik, il nostro portiere, 8 milioni e 7 da parte del Bournemouth. Allora io a questo punto direi che possiamo valutare, anche perché ho anche qui il sostituto, un sostituto svizzero tra l'altro, un portiere svizzero che potrebbe fare al caso nostro. Proviamo a vendere il nostro portiere a 12 milioni e 500 mila, dai che facciamo un bel mercato.
Perfetto, vendiamo anche il nostro portiere. Molto bene, abbiamo venduto il capitano Sushi, abbiamo 11 milioni netti per il mercato. Eccomi qui prontissimo per andare a cercare il sostituto. Ed è un ex Serie A. Sto parlando di Andreas Granqvist, giocatore del, se non sbaglio, non mi ricordo più se era dell'Anzi o meno. Comunque in ogni caso, scusatemi, del Krasnodar, ecco che cavolo di squadra era. E vi posso dire che il 32enne è un giocatore che già sta all'80. Proviamo ad inserire come contropartita tecnica magari Xhaka, il fratello. Ragazzi, mi avete chiesto Xhaka qua al Basilea. È impossibile. Cioè, Granit Xhaka costa dai 45 milioni in su. E come posso prenderlo in una squadra che ha come budget 9 milioni? Pensateci bene prima di scrivere, quindi pensateci che è impossibile. E quindi 6 milioni, vediamo con 5 milioni e 3, avanziamo l'offerta perché... Perché sì, perché portiamo a casa un bel difensore. Il nuovo sostituto di Sushi arriva, Granqvist. Thun contro Basilea, una nuova sfida. Vediamo se riusciamo anche qui a portare a casa una bella vittoria con questa simulazione. Ma tranquilli, questa è una vittoria per 3-0. C'è ancora tanto da dire. Perché? Perché le prossime partite poi scendiamo in campo e affrontiamo la Champions League, ragazzi. Perché? Perché oltre alle squadre che troviamo qui nel campionato, abbiamo anche la Champions con il Basilea. Era questo l'obiettivo. Rifiutiamo assolutamente. Lang è il nuovo capitano. Anche se ci danno tanto, è il nuovo capitano. 7 settimane per Ricky Van Boswinkel. Mirko Salvi invece, il nostro portiere. Il nostro portiere lo vuole l'Ural. Allora, io direi che possiamo trattare questa... questa vendita, anche perché possiamo guadagnare dei soldi che a mio parere non erano previsti. Allora vediamo di guadagnare qualcosina in più, abbiamo 16 milioni e mezzo. Sì, possiamo guadagnare tanto, possiamo rimodellare a nostro piacimento il Basilea. Spero vi stia piacendo come lo sto modellando attualmente. Lo voglio fare molto equilibrato, pronto per affrontare la Champions League. Dai, andiamo a prendere il sostituto del nostro portiere venduto. Andiamo a tentare l'acquisto di Itz, portiere svizzero, un 29enne che non è per niente male, assolutamente. Si aggira sul 78, 79, 80 in base appunto a come sono le sue prestazioni. Possiamo anche farlo salire. Dai, vediamo di inserire nella trattativa Manzambi. Offriamo un altro giocatore perché non lo vogliono? No, non possiamo farlo. Ciò significa che dobbiamo spendere, assolutamente spendere i nostri soldi, soldi guadagnati dalle nostre vendite. Tra l'altro Itz costa meno e quindi 8 milioni sono soddisfacenti, lo sapevo. E dai che portiamo a casa il portiere dell'Asburgo. Basilea contro Grasshopper. Allora ragazzi, dai, 1-1, no, caspita, 1-1, ciò significa che dobbiamo spostarci nell'altra carriera. Switch. Ed eccomi qua con il Gamba Osaka, la terza carriera allenatore di questa carriera allenatore multiclub. Dai, dobbiamo assolutamente vincere questo Asian Elite Cup. E allora, il Gamba Osaka per il momento è in vantaggio con il gol di Fujimoto e anche... E vabbè ragazzi, ma allora questo 3-1 è super meritato. Tanta roba. E allora, a questo punto, direi che è arrivato il momento di andare avanti. Ci sono le semifinali. Vediamo a questo punto cosa possiamo fare con il Gamba Osaka. Dobbiamo assolutamente far crescere i nostri giovani. Giovani interessanti come lo è Ademilson, la punta di diamante di questo Gamba Osaka. Lo straniero, l'Hulk della situazione. Sì, perché ragazzi, forse voi non lo sapete, ma all'inizio Hulk andava in Giappone dal Brasile per giocare e poi se n'è andato al Porto e la storia la sapete già. Però in ogni caso andiamo ad allenare anche il difensore centrale. Sto parlando di Miura, come la Lamborghini Miura. E allora, chissà che magari il suo nome derivi da questa passione. Non lo so, no? In ogni caso ci sono tanti Miura in Giappone. E allora, proviamo anche il terzino sinistro. Poi, potremmo puntare sul trequartista.
Beh, ragazzi, io con Guizhou, che secondo me è un talento veramente cristallino, punterei tanto. Invece, sul trequartista che vorrei puntare è proprio lui, Shinya Jajima, ed è un trequartista, a mio parere, molto veloce, molto tecnico, che può risultare utile anche come centrocampista, duttile, versatile sulla linea di centrocampo. Ci sta, a mio parere. Allora, direi di andare in ufficio. C'è un premio per il torneo, per l'Asia Elite Cup, 500.000. Direi che siamo pronti, siamo prontissimi. Andiamo a simulare questa semifinale. E allora, Perth contro Gamba Osaka. Perth Glory contro Gamba Osaka. Per il momento il risultato è di 0-0, c'è il giallo per Yone Kura, il nostro terzino destro, ma ancora lui, Fujimoto, va in gol. Attenzione perché Castro pareggia 1-1. E allora, come terminerà questo match? Dai ragazzi, non ho voglia proprio di andarmene adesso. 2-1! No! 3! Abbiamo vinto i rigori! Non ci credo. E andiamo avanti, andiamo avanti. Tra l'altro, ragazzi, vado avanti perché questa regola non ve l'ho ancora detta. Se finisce i rigori, naturalmente continuo con la squadra che vince. Continuo con la squadra che vince i rigori. Se finisce in pareggio, ma continua i supplementari, è come se continuasse la serie, la carriera allenatore. Quindi mi raccomando, per la prossima volta che ci saranno dei rigori, dei calci di rigore, sarà così. Continuerò con la vittoriosa ai calci di rigore. E allora, Jajima, lo mettiamo lì sulla destra. Ve l'ho detto, è versatile, quindi lo mettiamo anche come esterno destro. Molti giovani, guardate qua, tutti 50, dai 50 al 60. È difficile questa carriera. È complicata, ma a mio parere molto, molto, molto divertente. Andiamo a giocarla. Si scende in campo. Dai, col Gamba Osaka andiamo ad affrontare l'altra squadra, il Gwangju FC. Gwangju FC, una squadra della Corea del Sud contro di noi. Per la finale di questa Asian Elite Cup siamo pronti. Sono pronto. Voglio farvi vedere quanto è pronta questa squadra, quanto è determinata il Gamba Osaka. E qua poi dopo terminerà che perdo clamorosamente. Però dai, in ogni caso ci proviamo. Tra l'altro sottolineo quanto sia bella la maglia del Gamba Osaka, che va a richiamare l'Atalanta. Ormai ve l'ho già detto un paio di volte. E allora il giocatore da seguire è sempre lui, Guizhou, che per mio, io ve lo dico, per mio grande piacere, secondo me, è il miglior attaccante, ancor più da De Milson, all'interno di questa squadra. Ma valutiamolo appunto in questa partita. Si inizia subito con questo calcio d'inizio ed è proprio lui, Guizhou. E allora c'è Konno, il CDC di questa squadra. Sale lentamente da centrocampo a De Milson, va a cercare Izumisawa. Attenzione, Izumisawa per Endo. Il tiro di Endo e la deviazione in calcio d'angolo. Jajima, sale ancora lui, il trequartista, sale Jajima, bello il passaggio. Guizhou, il tiro di Guizhou! Ve l'avevo detto, ve l'avevo annunciato. No! È fuori gioco, non me ne sono accorto. È fuori gioco. Che fail, ragazzi, che fail. È fuori gioco. Riguardiamo qui il replay. E sì, è fuori gioco. Endo, sale Endo, il passaggio per Jajima. Questa volta per Guizhou. La fotocopia di prima, ma non è fuori gioco. Va a segnare lui. Guizhou, il nostro Oliver. Guizhou, perché Oliver? Perché secondo me è il nostro Ollie. Il nostro Ollie di Ollie e Benji, ragazzi. Chi sarà il Benji di questo campionato? Chi sarà il portiere più forte? L'attaccante più forte ce l'abbiamo noi. Oliver Guizhou, per me sarà così. Oliver Guizhou. Jajima, il passaggio per il nostro Olly. Attenzione, Olly! Il nostro attaccante! Strepitoso! In doppietta nella finale di Asian Elite Cup! Che spettacolo, ragazzi, questo attaccante! Che spettacolo! E tra l'altro sottolineo il fatto che è appena un 70 o un 71, adesso non ricordo male, però comunque
È davvero, davvero magico. Si muove in area di rigore come se fosse uno squalo. Azzanna veramente ogni porta. Vai Olli, sali Olli, sali, sali, contro tutti, contro tutta la difesa. Ma è fantastico, un campione devastante. Si è portato a spasso tutta la difesa del Guangzhou. Tutta se l'è portata. No, vabbè, ragazzi, dobbiamo assolutamente riguardare qua il replay e voglio tantissimi, tantissimi like. Io spero vi stia piacendo questa carriera allenatore multiclub con tre carriere allenatore contemporaneamente, ma soprattutto con questi talenti sconosciuti, con questi campioni come lui, come il nostro Olli Guangzhou. Che spettacolo, tripletta in finale. Conno, sale Conno, sale Conno, il passaggio per Guangzhou. Guangzhou, il tiro di prima intenzione al volo, poteva essere un gol straordinario, ma non arriva. Diciamo che il 3-0 potrebbe bastare per questa finale magica di Asian Elite Cup. E allora a questo punto cerchiamo di prendere il pallone, non demordiamo, cerchiamo di segnare il quarto gol e non è possibile forse perché stanno per terminare i secondi. Dai, con Endo, Endo, sale Endo, cerca l'uomo, lo trova in Izumisawa e allora c'è Guangzhou e termina qui il match, 3-0, una tripletta firmata dal nostro Olli, dal nostro attaccante che si porta a casa il pallone. Abbiamo il nostro Oliver Hutton. Davvero ragazzi, sono molto curioso di scoprire chi sarà il portiere più forte, come era nella serie, come era nel cartone animato. In FIFA 18 ce l'abbiamo anche qui, Oliver Hutton e Benji Price. Chi sarà? Chi sarà? Chi sarà? Sarete voi magari a scoprirlo, magari già lo conoscete. Scrivetemelo qui sotto, sono davvero tanto curioso di scoprirlo. E ce lo godremo naturalmente in questo campionato giapponese che, ragazzi, la Jupiter League molto trascurata, ma ci sono io, c'è il canale Piquadro a svelarvela. Si alza la coppa, la prima coppa è del Gamba Osaka. Gamba Osaka contro Kofu, la prima partita di campionato. Dai che ce la giochiamo, dai che se il risultato è come quello della finale dell'Asian Elite Cup, ci siamo. 2-0, gol di Endo e di Ademilson, che sigla la prima rete di questa di questo campionato. E allora a questo punto, che tra l'altro mi sa che non era una partita di campionato ma era una partita di coppa, in ogni caso comunque abbiamo portato a casa una vittoria, ciò significa che continuiamo con il Gamba Osaka. E allora Ademilson sale al 73 e Oliver, il nostro Oliver, l'attaccante, il nostro Olli, è un 69, neanche un 71, un 69. Quindi davvero tanta roba per un 69 essere così forte lì davanti in attacco. Allora andiamo a vedere Endo, 2 mesi di stop per il nostro centrocampista più forte, gran peccato. Ragazzi, vi voglio chiedere una cosa. Quali giocatori vedete bene all'interno di questa rosa? Quali giapponesi vedete bene all'interno di questa rosa? Scrivetemeli qui sotto. Suggeritemi tutti i giocatori giapponesi che volete vedere all'interno del Gamba Osaka. Ricordatevi che naturalmente il budget è davvero basso perché abbiamo speso tanto all'inizio della stagione. Simuliamo questa partita contro il Kashiwa e andiamo a risolvere il problema perché sono un babbo di ciolla. Sono andato a mettere Endo in panchina quando dovevo metterlo tra le riserve insieme a Kurata, che è anche lui infortunato. Andiamo a mettere un altro giocatore, dai che siamo pronti. Andiamo a simulare questa partita e vediamo che cosa accade al 5 di marzo contro il Kashiwa. Allora, per il momento il risultato è di 0-0. Vediamo un po' che cosa può accadere con la nostra squadra giapponese, la nostra Atalanta Satellite in Giappone. Entra Ide al posto di Fujimoto. Dall'altra parte c'è Cristiano, un attaccante che non conosco, vi dico la verità. Ai ai ai, segna il Kashiwa. Ciò significa che ora è arrivato il momento dello switch. Con quale squadra inizierò il quarto episodio di questa magnifica serie? Indovinatelo, provate ad indovinarlo con un commento qui sotto. Chi indovinerà sarà naturalmente salutato nel mio profilo Instagram Mario-PQuadro in una stories dedicata. Ma le domande sono due, perché vi voglio anche chiedere:
Chi sarà il Benji Price, ovvero il portiere numero uno della J-League? Provate ad indovinarlo. Scrivetelo qui sotto nei commenti. Bella ragazzi, mi raccomando, vi aspetto per il quarto episodio.